Oggi granita al limone. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti qui in questo meraviglioso nella nostra cucina canale, virtuale, dove veramente come le state? Granite e i gelati non mancano. Io non è che mi accavallo, è che noi abbiamo la nostra frasetta di apertura che lui non dice no, mai. No, non mi piace, basta, cambiamo, siamo diventati vecchi. Diteci voi come dobbiamo iniziare i nuovi video di Due Cuori Una Cappa, la formula iniziale che vi faccio sentire a casa. Diteci e noi valuteremo. Allora, oggi una cosa che non piace a Gabriele, ma di cui io vado pazza. No, io me ne vado, ciao. Ho la batteria quasi a terra. Ah. La granita al limone, la granita principe della Sicilia, quella che va gustata al mattino per rinfrescarsi durante la canicola estiva. E allora, spostiamoci di là e andiamo a vedere la vera, the original, unica e riuscitissima granita al limone come si fa. Ed ecco gli ingredienti per preparare la nostra buonissima granita di limone. Io la farò con la macchina del gelato, ma potete farla anche a mano munendovi di una cassettina, un contenitore per versarvi il liquido, e di una forchetta con i cui rebbi comincerete a frantumare la granita man mano che si formerà. Ma non precorriamo i tempi, vi dico subito gli ingredienti. Allora, per 200 ml di succo di limone, che io per abbreviare i tempi ho già spremuto, mi raccomando, prendete dei limoni buoni e succosi, filtrateli, metterò 400 g di acqua e dai 200 grammi in su di zucchero. Non vi posso dare la quantità esatta di zucchero perché questa dovete definirla voi assaggiando il liquido prima di metterlo in congelatore o in macchina del gelato, perché magari non ve ne siete mai accorti, ma i limoni hanno asprezze differenti. In generale io ne uso sempre un 250-300 grammi, ve lo dico a livello indicativo. Cominciamo subito con la nostra preparazione. In un tegame versiamo i 400 g d'acqua e versiamo anche i 300 g di zucchero. Io però, come vi dicevo, comincio con 2,50 per sicurezza, poi casomai li aggiungerò alla fine della preparazione, gli altri 50 g. Preparata questa miscela, mettiamola subito sul fuoco e portiamola ad ebollizione, quindi facciamola bollire per almeno 10 minuti. Con una frusta mescolate i due ingredienti finché lo zucchero non si sarà totalmente solubilizzato. Dopodiché, come vi dicevo, fate bollire per una decina di minuti. Questo sarà lo sciroppo base per preparare la nostra granita. Da quando inizia il bollore aspettate 10 minuti, non abbiate fretta perché dovete creare lo sciroppo. Quindi santa pazienza, 10 minuti passeranno in fretta. I 10 minuti sono trascorsi e un odore di zucchero caramellato si sta spandendo nell'aria. Questo è un altro segnale che vi suggerisce di spegnere la fiamma. Adesso non dovete far altro che far freddare lo sciroppo. Dovete aspettare che lo sciroppo si freddi totalmente e solamente dopo aggiungeremo il succo di limone, perché il limone cotto non va bene, il limone va spremuto a crudo, va inserito a crudo. Quindi facciamo raffreddare lo sciroppo, dopodiché solo allora inseriremo il succo di limone. Prima di lasciarvi al raffreddamento del nostro sciroppo, vi spiego perché preparare lo sciroppo e non mettere tutti gli ingredienti a freddo. Innanzitutto, fare lo sciroppo scioglie la granulosità dello zucchero. Questo renderà, in fase di cristallizzazione, il composto non appunto cristallizzato, ma vellutato. Quindi la particolarità della granita di limone siciliana, che si differenzia dalla granatina, è proprio questa sua texture vellutata e meno cristallizzata.
meno granatina e più granita siciliana. La nostra è la granita catanese, che non me ne vogliano le altre parti di Sicilia, ma quanta granita noi catanesi, non abbiamo veramente nulla da invidiare a nessuno. Di conseguenza è la ricetta che, secondo me, lo dico a voce bassa, io che ho abitato in tutti e tre gli angoli della Sicilia, è la più buona. Io non aggiungo la scorza di limone, che porta un sapore troppo veemente e dà fastidio proprio in quella texture vellutata trovare quei pezzettini di scorza che non si solubilizzano, ovviamente. Ora basta parlare guardando dello sciroppo che si raffredda, andiamo a fare qualcos'altro nell'attesa. Ciao! A questo punto il nostro sciroppo è bello freddo, aggiungiamo i 200 ml di succo di limone e adesso la prova assaggio, perché in questo momento dovremo capire se il sapore della granita è buono. Benissimo, è qui che dovete decidere se aggiungere altro limone o se aggiungere altro zucchero. Per me la mia granita è perfetta così. Se voi avete dei limoni più aspri, aggiungete un altro pochino di zucchero. A questo punto le strade tra chi lo fa con la gelatiera e chi la fa a mano si dividono. Se fate la granita nel freezer, prendete un pentolino, naturalmente senza il manico, a sponde alte, e mettete questo composto così e com'è all'interno del freezer. Lasciatelo riposare un'oretta. Dopo la prima ora tiratelo fuori dal freezer. Con i rebbi della forchetta sgranate il composto via via che si consolida. Solamente quando tutto il composto sarà bello preso e ghiacciato, la granita è pronta. Avrà un aspetto comunque farinoso e non granuloso, farinoso, morbido e non cristallizzato. In quel caso avrete sbagliato qualcosa in questa fase. Se invece, come me, la farete in gelatiera, vi basterà versare il composto all'interno del pozzetto della gelatiera. Per la prima versione occorreranno almeno 5 ore, per la seconda versione con la gelatiera in mezz'ora, 40 minuti è bella e pronta. Noi proseguiamo con la scorciatoia. E adesso versiamo il composto sciropposo al limone dentro la macchina del gelato. Mettiamo in modalità gelato e puntiamo il timer a 40 minuti. Partiamo! Ci vediamo tra 40 minuti. La nostra granita bella e pronta. Adesso stacco la macchina del gelato e la metto nel bicchiere e vi faccio vedere la sua morbidezza, che è già riuscita ad evincere anche da queste immagini. Eccola qui la nostra granita appena tirata fuori dalla macchina del gelato. Guardate ciò di cui vi parlavo, la sua estrema morbidezza, sembra quasi un gelato ma è una granita. Questa andrebbe mangiata con la mafaldina, ma la mafaldina non si trova in tutta Italia, ma la ricetta della brioche col tuppo la trovate su 2 cuori una cappa, quella originale, quindi potete farvi la granita e mangiarla con la brioche col tuppo, perché comunque i catanesi o i siciliani la mangiano quasi tutti con la brioche col tuppo. Bene ragazzi, vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Buona granita a tutti! Avete visto com'è semplice fare questa granita di limone, quindi anche se non avete la macchina del gelato la potete fare benissimo, come vi ha spiegato certo, Alberto. Certo, potete! E anche se non avete i limoni potete fare la granita di limone. Non è vero, non si possono sostituire gli ingredienti, non si può, lo zucchero di canna viene con un sapore diverso, bisogna usare zucchero semolato bianco, se volete e amate il sapore dello zucchero di canna potete anche farlo, però sappiate che non è la granita siciliana. La granita siciliana
siciliana si fa con questi ingredienti e soprattutto con limoni siciliani e non spagnoli. Vi prego, vi prego, italiani. Né con i preparati di limone, perché viene un'altra cosa. Sapete, il limone in boccetta, anche se c'è scritto 100% siciliano, nah, usate la spremitura come si faceva una volta. Quindi basta spremere i limoni e quindi corri anche tu a fare la tua granita. E mi raccomando, accompagnala con una bella mafaldina con la brioche che vi certo. lasciamo in descrizione della ricetta, o con una cartocciata. No, la cartocciata no. Sì. Questa è buonissima con la brioche col tuppo. Vi lasciamo il video anche qui dove c'è lei col pallino. Ma se venite in Sicilia, provatela con una bella mafaldina calda. La mafaldina è un panino che trovate al panificio. Vedrete che ne verrete rapiti dal connubio di gusto. E soprattutto, questa è una granita, vi rispondo sin da subito, che può essere conservata, perché non ghiaccia, perché la preparazione sul fuoco, quindi la preparazione dello sciroppo di zucchero, fa sì che una volta riposta in freezer la granita non diventi mai un pezzo di ghiaccio, ma rimanga sempre morbida e lavorabile a forchetta. Quindi con i rebbi si sfarina e diventa subito morbida. Bene. Ora basta parlare, basta, perché se le sfarinate. E quindi noi ci vediamo sempre qui, cercateci ovunque, cercateci su Facebook, su Instagram. Certo, su Facebook ricordatevi sempre, se siete a corti di idee per il pranzo e per la cena, 3 ricette al giorno, ve le riproponiamo ogni giorno differenti per darvi qualche spunto in più, bravo, per sbrigarvela meglio in cucina. Bene, le nostre ricette sono ricette casalinghe, ricette fatte da una come voi che cucina per il gusto di cucinare, senza grandi pretese, ma con un grande amore. Quindi, se anche nella vostra tavola c'è tanto amore, vi aspettiamo sempre qui per il prossimo video. Sulle vostre tavole, ciao belli, ciao.